faceva di quei contanti e non erano sicuro che era Call me not to justify the wrong,
that thy kindness lays upon my heart. Wound me, not with thy eye, but with thy tongue. Use power with power, and slay me not by art. Turn me thou not elsewhere, but in my sight, dear heart, forbear to glance than I aside. What needs thou wound with cunning, when thy might is more than my oppressed defense can bind? Let me excuse thee, I, my love well knows her pretty looks have been my enemies, and therefore from my face she turns my foes, that they elsewhere might down their injuries. Yet, do not so, but since I am here slain, kill me outright with looks and writ my pay. Non do andarmi a me dal quel dolo, che sul mio cuore sdermente posi. Ferisci non di sguardi, ma con la lingua. Fai forza contro forza, non giocare. Di, ami un'altra, dimmelo a quattro occhi, cuore mio, senza volgere altrove lo sguardo. Perché mai mi feci l'astuzia? Quando a me in difesa puoi fare quel che vuoi. Ti perdono, sì. Il mio amore sa quanto la tua bellezza sia stata mia nemica. Perciò, dal mio cospetto ti trattiene. Che il suo dardo scocchi e ferisca altrove. No, non far così. Sono prossima alla morte. Finisci gli sguardi e dammi tregua. E i nostri poeti, noi ci piace pensare che questi poeti immortali si incontrino come in un bar, che si parlino e si scambino le poesie, e quindi in questo scambio di tempo anche Pablo Neruda può rispondere a William Shakespeare appena io metto la musica giusta. Vai Pablo. No estés lejos de mí un solo día, porque como, porque no sé decirlo. Es largo el día y te estaré esperando como en las estaciones, como en alguna parte se durmieron los trenes. No te vayas por una hora, porque entonces en esa hora se juntan las gotas de desvelo. Y tal vez todo el humo que anda buscando casa venga a matar aún mi corazón perdido. Ay, que no se quebrante tu silueta en la arena. Ay, que no vuelen tus párpados en la ausencia. No te vayas por un minuto, bien amada, porque en ese minuto te habrás ido tan lejos que yo cruzaré toda la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo. Solo giorno, perché non so dirlo, è lungo il giorno e ti starò aspettando come nelle stazioni, quando in qualche parte si sono addormentati i treni. Non andartene per un'ora, perché allora in quell'ora si uniscono le gocce dell'insonnia e forse tutto il fumo che va cercando casa verrà ancora a uccidere il mio cuore perduto. Ahi, non si infranga la tua figura nell'arena. Ahi, non volino le tue palpebre nell'assenza. Non andartene per un minuto adorata, perché in quel minuto sarai andata sì lungi che io attraverserò la terra interrogando se tornerai o se mi lascerai morire. Era Pablo Neruda, ragazzi, uno scoglio di
monte più grande di me, un monte più grande di parole. Bravo Francesco, un applauso a Francesco Dea. È stato bello scalare questo monte. E Susanna Graziano nelle vesti di William Shakespeare. Ma noi questa sera proseguiamo Poetry Club, perché il centro del Poetry Club è il Poetry Fight Club. I colpi. I colpi. Dove noi facciamo scontrare due poeti, uno di Torino, uno di Venezia, o Trento, non sappiamo bene. Bene. Cosa devo dire, Francesco? Tu non devi dire niente, okay. Prenderei io la parola a questo punto. Ebbene, è mio gran piacere presentare i due poeti del Poetry Club della quarta puntata. Inizierei per una galanteria di luogo, in quanto non è di Torino, ma appunto viene dalle lontane terre del Veneto, il buono, il potente, lo smilzo sicuramente, Alessandro Burbank. Un applauso. Prima dovremmo spiegare un po' di cose, no Francesco? Diciamo. No, aspetta, no, voi sulle vostre panche avete trovato delle cartoline, ok. Quelle cartoline vi servono per votare, perché il Poetry Fight Club, fight, la parola dice, è una lotta, una sfida. Quindi voi dovete usare queste cartoline per votare ogni round, saranno 5 round, la poesia o il poeta, la poetessa che vi è piaciuta di più. Quindi non buttate via le cartoline, ma poi le utilizzeremo per fare questa votazione. Vabbè, chi non ce l'ha può venire a prendersela se vuole, così può partecipare, sono qui, abbiamo un po' di cartoline. Comunque direi che il lato colorato della cartolina che avete in mano attribuirà il voto al buon Burbank che vi ho testé presentato. Perché è straniero, diciamo così. Il lato colorato, il lato invece bianco, senza fotografie, senza colori, invece potrebbe il prossimo concorrente, sembra così, il prossimo poeta che andiamo subito a presentare, direi, la splendida, meravigliosa, elegante Alessandra Racca. Splendida, magica, Maga Magò. Ok, allora il primo round consiste in una poesia dritta di potenza, una specie di gancio che si danno i due poeti uno contro l'altro. Noi adesso li andiamo a sentire, tolgo la musica, lasciamo il palco a Alessandro. Alessandro Burbank, prego. Salve a tutti. Allora, siccome a me non me ne frega niente dell'altra concorrente, volevo portare... Cosa succede? Volevo portare un attimo l'atmosfera nei luoghi più alti in assoluto. Volevo leggere una poesia metafisica. E cazzo, c'è proprio tutto. Posso neanche scorreggere? Tutto. Va bene, quindi una poesia su Dio, la mia visione di Dio, diciamo. E si intitola Non ti offrirò mai da bere, Dio. Non ti offrirò mai da bere, non ti offrirò mai da bere, non ti offrirò mai da bere, Dio, mai ti offrirò da bere. Cazzo, sei infinito, dicono qui al bar. Se arrivi e chiedi da bere, quanto bevi? Se soltanto alzi il gomito, ci ammazzi tutti. E poi Dio, se bevi mai ti inebrierai, berresti all'infinito senza mai inebriarti, Dio. Che fegato hai, demiurgo di un dio? Avrai il fegato infinito perlomeno, mica ti posso offrire da bere. Se puoi bere all'infinito, se ti attacchi alla bottiglia e bevi e bevi e bevi, chi ti ferma? Figurati il balista che ti dice basta Dio, ti chiamo un tassì. Dovrebbe essere in qualche modo un superiore e tu non saresti più Dio. Non ti offrirò mai da bere. Non ti offrirò mai da bere, Dio. Se mi ordini vodka e acqua santa, se prima di bere fai la preghiera, se poi io mi ubriaco con 3 vodka tonic e tu metti la Russia nell'acqua santiera. Dio, non siamo in competizione, vai tranquillo. Dio, non ti offrirò mai da bere. Berresti all'infinito se è poco, senza ubriacarti mai, perché ubriacarsi è così un dolce limite dell'essere umano.
e tu hai il fegato che il mio è come una capocchia di spillo nell'universo e il tuo è l'universo in espansione. E non puoi divenire ebro, che Dio sei. Voglio dire, stai male, che sei lì, che sorseggi brodo primordiale, e non guardarmi così se mi faccio una birra, né due, né tre, e così via. Capito, Dio? Capito perché non ti offrirò mai da bere? E che non devi guardarmi male? Vabbè, ciao Dio, ciao Dio. Alessandro Burda. Alessandra Pratica. Ecco, anche a me interessa molto dell'altro concorrente, interessa anche molto poco di me stessa, infatti faccio una poesia che, anche se è metafisica, parla di una metà fisica. Il metro altrui. Io mica lo so, lo confesso, quando andare a capo, quando penso così mi viene il senso della colpa e mi metto a studiare metri e versi e rime e enjambement e a leggere poeti difficili e a dirmi non scriverò più finché non sarò in grado di capirne almeno uno, almeno quello famoso che piace a tutti e che a me mi urta e mi fa male agli occhi e mi dico se ti urta non è perché non ti piace, è perché è efficace, capra. E misuro me stessa con il suo metro, un metro da poeta difficile e pubblicato, ed è evidente che non ho le misure giuste. 93, 75, 87, bacino, vita, tette, iniziando dal basso e dal basso continuando, che sono solo 1,53. Non mi prenderebbero nemmeno Miss Italia. Però forse ai poeti servono misure diverse, tipo la circonferenza craniale, che è 54, e la distanza fra gli occhi, in senso assoluto e non travalicando il naso. Il naso non c'entra nulla in poesia, la poesia è fatta di parole, mica di odori. La mia distanza fra un occhio e l'altro è 3. 3. È evidente, non è un bel voto. È proprio il caso che io non scriva più. Sono un poeta fuori misura, sono un poeta irregolare, sono un poeta pure femmina. Quindi sono una poetessa. A quel punto mi fermo. Le poetesse mi danno una certa quiete, le trovo meno giudicanti, tutte un po' irregolari e senza misure da miss. Poi lui ricomincia, il maschio che è in me dice così: la gente, bella mia, si stufa presto di leggere le parole confuse che la tua fica dispensa, sempre a balbettare di quelle cose. 4. Amore, morte, emozioni, amore. A questo punto diventa un litigio di coppia. La femmina che è in me sbotta: ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Ripete, lo fa sempre quando è nervosa. Voi maschi siete stati competenti in fatto di emozioni e attacca lì per lì una filippica che mi convince e mi identifico e mi dico: sai che c'è? Io non sono un poeta maschio, sono un poeta femmina e noi le abbiamo abolite già da un po' quelle misure. Aggiornati ragazzo, la Loren se li porta bene ma è vecchia, le modelle sono anoressiche e il DAV fa la pubblicità con le donne vere, quelle con la ciccia. E allora vado a farmi una doccia e per disprezzo butto giù una terzina dantesca, 3 megasillabi, rima incatenata, ABA, BCB e anche C, che chiude il discorso. Grazie. Alessandra Arca, al Poetry Club. Potevamo una serata di intrattenimento a base di poesia. E ragazzi, questo non è uno stimolo.
Perfetto, guarda, io ho i brividi, guarda. Però non hai capito cosa ho detto. No, non ho intenzione di capirlo, se anche questo è quello che vuoi dire. Comunque, avete percepito, avete captato le vibrazioni poetiche dei nostri due partecipanti, è il momento della votazione. Dovete partecipare voi adesso, ragazzi. Prendete in mano la vostra cartolina, ricordo, colorato per Burbank, bianco per la nostra Racca. Siamo pronti? 3, 2, 1, in alto! Un tripudio di bianco, vedo, un tripudio di bianco. Possiamo abbassare le luci? Prevede la lettura di una poesia non dell'autore, non del nostro poeta, ma di un loro mentore, di un loro padrino poetico, che loro desiderano regalare a voi. Per cui pregherei anche, magari non so, quando volete di dire di chi è la poesia, o prima o dopo, quando volete, farei iniziare la nostra Alessandra. Prego. Grazie, allora io ho scelto questa poesia che viene da una raccolta che amo molto, si intitola La verità vi prego sull'amore. Il poeta è Oden. Susanna lo dice molto meglio di me, vieni qua, adesso dillo come va detto, si dice Oden. Autumn, insomma, volgarmente è quello che ha scritto quella meravigliosa poesia che poi hanno usato per il film Quattro matrimoni e un funerale. Io invece ho scelto questa che si intitola Una sera che ero uscito a spasso. Una sera che ero uscito a spasso in Bristol Street, sul lastrico, le folle erano campi di grano pronto per la mietitura, e lungo il fiume in piena udii un innamorato che cantava sotto un'arcata della ferrovia. L'amore non ha fine, io ti amerò mia cara, ti amerò finché la Cina e l'Africa si incontrino e il fiume schizzi sopra la montagna e per la strada camminino i salmoni. Io ti amerò finché l'oceano sia ripiegato e steso ad asciugare e vadano le sette stelle urlando come oche in giro per il cielo. Come conigli correranno gli anni perché io tengo stretto fra le braccia il fiore dell'età e il primo amore al mondo. Ma tutti gli orologi di città si misero a vibrare e a rintoccare. Oh, non lasciarti illudere dal tempo, non puoi vincere il tempo. Nelle tane dell'incubo, dove giustizia è nuda, dall'ombra il tempo vigila e tossisce se hai voglia di baciare. Tra emicranie e in ansia, vagamente la vita cola via e il tempo avrà vinto la partita domani o ancora oggi. In molte verdi valli si accumula la neve spaventosa, il tempo spezza le danze intrecciate e dell'atleta lo splendido tuffo. Oh, immergi nell'acqua le tue mani, fino al polso immergile, guarda, guarda bene nel catino e chiediti che cosa hai perduto. Nella credenza scricchiola il ghiacciaio, il deserto sospira dentro il letto e nella tazza la crepa dischiude un sentiero alla terra dei defunti dove i barboni vincono bei soldi e il gigante fa le moine a Jack e l'angioletto è un nuovo sacripante e Gilles finisce giù lunga distesa. Oh, guarda, guarda bene nello specchio, guarda nella tua ambascia, la vita è ancora una benedizione anche se benedire tu non puoi. Oh, rimani, rimani alla finestra mentre bruciano e sgorgano le lacrime. Tu amerai il prossimo tuo storto con il tuo storto cuore.
Era tardi, già tardi quella sera. Loro, gli amanti, se ne erano già andati. Tutti i rintocchi erano cessati e il gran fiume correva come sempre. Salve, poi c'è un altro. Allora, prima vi ho letto, mi sentite? Sì. Prima vi ho letto una poesia su Dio. Adesso vi leggo qualcosa di più, diciamo, intermedio, che riguarda i miracoli. È una poesia di Walt Whitman e si intitola Poesia dei miracoli perfetti. Il realismo è mio, miei i miracoli. Prenditi tutto il resto, serviti liberamente. Io mi tengo solo i miei, ne do solo di quelli. Li offro senza sosta, li offro a te, ovunque ti portino i tuoi passi o i tuoi occhi si volgano. Ma come? Chi fa caso a un miracolo? Quanto a me, non vedo nient'altro che miracoli. Sia che passeggi per le vie di Manhattan, o lanci un'occhiata sopra i tetti delle case verso il cielo, o cammini a piedi nudi sulla spiaggia proprio dove frange l'onda, o stia sotto gli alberi di un bosco, o parli di giorno con chi amo, o dorma di notte nel letto di chi amo, o sieda per cena a tavola con mia madre, o guardi gli sconosciuti che viaggiano seduti di fronte a me, o osservi le api indaffarate intorno all'alveare in un pomeriggio di agosto, o gli animali che brucano nei campi, o gli uccelli, o la meraviglia degli insetti nell'aria, o lo spettacolo del tramonto, o delle stelle che brillano luminose e serene, o la quiete curva, sottile e delicata della luna nuova di maggio, o quando vado fra quelli che più amo e che più mi amano, meccanici, barcaioli, agricoltori, o fra i Sevens, o alle serate, o all'opera, o quando sto a lungo ad ammirare i movimenti dei macchinari, o ad osservare i bambini che praticano uno sport, o l'incredibile immagine del vecchio perfetto e della vecchia perfetta, o il malato all'ospedale, o il morto portato alla sepoltura, o il riflesso dei miei occhi e del mio viso nel vetro. Queste e molte altre cose sono per me miracoli, che si riferiscono al tutto, pur distinte ognuna al suo posto. Per me ogni ora di luce e ombra è un miracolo, ogni minuto, spazio e miracolo. Ogni metro quadrato di superficie della terra è pieno di miracoli, ogni centimetro cubo di sottosuolo brulica di miracoli. Ogni filo d'erba, le ossature, gli arti, gli organi degli uomini e delle donne, tutto quello che concerne loro, sono per me miracoli, indicibilmente perfetti. Per me il mare è un miracolo perenne, i pesci che nuotano, gli scogli, il moto delle onde, le navi piene di uomini. Ci saranno mai miracoli più sorprendenti? Grazie. Grazie Alessandro Burba. Molto bene, questa era la poesia Padrino. Padrino, ti farò una proposta, un'offerta. Versione di Slash, quello di Gianni Rossi. Hai capito? Ti farò un'offerta che non potrei rifiutare. Molto bene, basta, evitiamo la messa quantomeno. La dignità l'ho già persa anni fa, però dobbiamo votare, riprenderla sempre ogni volta. Votiamo mi raccomando, in mano la cartolina, bianco Alessandra Racca, Alessandro Burba. 3, 2, 1, votate. Allora, in fondo, perfetto.
piace presentare delle cose che magari voi non conoscete. Il caro vecchio William scriveva degli insulti niente male. Allora noi adesso vediamo un saggio di questa cosa, perché poi i nostri due poeti in gara, Alessandro e Alessandra, dovranno sfidarsi in un round a, come dire, a insulti incrociati. Allora noi siamo andati a recuperare la roba di, del 1500, spero di aver azzeccato il secolo. Vi lascio a Susanna e Francesco. Hai una tale faccia da febbraio, così coperta di brina, tempesta e nuvole. Che razza di tempesta ha fatto renare questa balena con così tante tonnellate di olio nello stomaco sulla riva di Windsor? Questa donna è un guanto facile, si mette e si toglie a piacere. La tua stizzosa castità non vale una colazione nei più poveri dei paesi. Volgare civetta, sono forse il tuo uccello? Allora sposto il nido. La tua barba non si merita di farla imbottitura a un cuscino da macellaio o a una sella da culo. Cosa c'è che non va in te, canaglia, che gratti il povero prurito delle tue opinioni e ti fai venire la scabbia? Miserabile, maledetto, sei un cinghiale usurpatore e in più sei aperto all'incontinenza. Il tuo cervello è secco come un biscotto dopo un viaggio. I tuoi baci sono come i fili di Giuda. Lei è la strega della cucina. Non so far altro di lei se non trasformarla in lampada e scappare dalla sua stessa luce. Se viverà fino al giorno dell'Apocalisse, brucerà una settimana in più rispetto al resto del mondo. Falstaff morirà di sudore se non morirà prima ucciso dalle tue memorabili opinioni. Metti la faccia tra le sue lenzuola e fai lo scaldaretto. Maledetta capra di montagna che non sei altro, se ti devo qualcosa, ti pagherò in randellate. E questo era William che si insulta alla maniera. Ma adesso noi abbiamo invece i nostri due poeti in gara che devono, come dire, spegnere le sigarette e vieni qui a fare questo round in cui i colpi si scambiano a velocità inusitata uno dopo l'altro, in rima o anche non in rima. Io abbasso la musica e lascio che chi vuole cominciare cominci. Attenzione, perché voi dovete votare. Allora bisogna decidere come ci insultiamo. Decido. Io dico pancia. Allora io dico buccia d'arancia. L'arancia è piccola, saporita e gustosa. La pancia è molle, ingombrante e ariosa. La mia pancia è dura e grande. E dovessi vedere le mie mutande, potresti sbizzarrirti nel taglio e cucito e assicurarti un nuovo vestito firmato. Burbank, pancione, non esser troppo buono con la tua mutanda. I buoni sono cattivi mancati.
le mutandine furbe più dei mutandoni. E mia nonna mi diceva: ricorda che le mutande contengono pur sempre dei grandi corioni. E tu, Alessandra, ricorda che i coglioni vanno sempre in coppia. Solo resta trovare quello che sta nel mezzo. Alessandra Racca, birichina, apri la bocca. La bocca, amico mio, l'apro per parlare, le labbra per baciare, la lingua per amare un altro. A te e al tuo mutando, a te e al tuo mutandone, io dedico un gran silenzio e due parole buone. Comunque, nella botte piccola c'è il vino buono. Anche se un colpo alla botte su questo argomento di certo cambio tono e divento buono, anzi divino. Vieni qui che ti do un bel bacino. Mi sono quasi innamorato di curva. Della sua pancia, però. Sì. Darò un vittore. 3, 2, 1, di tanto. Direi che il colore domina anche in questo giro, o sbaglio? Siamo 2 a 1, sì. Siamo 2 a 1 per il buono. Com'è il verso che abbiamo aggiunto noi? Allora, il primo verso ovviamente l'abbiamo aggiunto noi, e poi giù a seguire con le vostre creature. Allora, faccia da burro, vene di latte, naso mucoso, capillari di caponata. Ben strano, certo, il cuoco di casa mia. Cavoletti alle mandorle, gamberetti con marmellata di cipolle rosse. La poesia di Sani, insomma, cioè, che non capisco. Ed esserti per dessert nei giorni della merda. Una breve, così una breve poesia culinaria. Era questo fronte poetico, non si era, non l'avevo ancora visto nelle poesie kebab, d'altronde. Ma cos'è? È abbastanza lenta, eh. È vero, d'accordo. Si stanno evolvendo, no? Il nostro pubblico si sta evolvendo. Sì, ma sì, esatto. Va bene, continuiamo. Primo verso, ricordo, l'abbiamo scritto noi. Sicuro mi lancio dal ponte rialto, i braccioli li ho, tu no, no, non ti mischiar nella di buzzicone. Cosa? Non ti mischiar nella di buzzicone. E sì, e infatti non ti mischiare, boccalone, in questo gioco che sembra cosa, che sembra una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, e invece è una cazzata. Il tuo cuore addormentato che non batte più. Ma tu mi vedi? Brevi ma incisive. Brava ragazzi. Bene, bene. A questo punto ce n'è un'altra, ce l'abbiamo? La leggiamo, ce n'è ancora una? Ma sì, dai, 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 ma qua va. Questa la leggiamo senza musica. Questa la leggiamo senza musica, per me è tutta realmente. Ho la sensazione che sia una poesia grave e intensa. Allora, dovrò. Queste premonizioni del cazzo. Questa già noi abbiamo fatto un pazzo incomprensibile. Grave. Vediamo, parla grave. Compile liste con l'ombrello. Senti, George, Clooney, non così grave. Compile liste. Compile liste con l'ombrello di sera, perché di sera è meglio. Sì, fallo con lo slittino. Ma non slittare sul fallo, è molto pericoloso. Fallo slittare piuttosto, purché non finisca nel ghiaccio rotto del lago gelato, con panna.
volgare civetta, sono forse il tuo uccello? Allora, in cosa consiste questa rubrica che abbiamo chiamato il classicone? Il classicone. Il classicone. Allora, noi vi elargiremo un altro foglietto, altri quanti foglietti? Tre foglietti. In cui ci sono delle poesie classiconi. Classiconi, dei proprio celebri. Voi dovete completare. Esattamente, ci sono dei buchi nelle poesie, dovete ricordare se riuscite, se no potete inserire quello che volete. E poi vediamo un po' quel che c'è fuori, chiaro? Allora, poi uno a testa, esatto, una cosa a testa, uno spazio a testa. Sì, passate. Se non ricordate la poesia c'è libertà espressiva, Inventate. Mi raccomando, se ricordate bene, però una cosa a testa, ok? Chiaro? Li vedo molto attenti. Allora, il quarto round è un round molto particolare. È un round particolare, ragazzi, state attenti, torna la musica. È un round molto particolare. Adesso voi vedete i classiconi, ma non vi concentrate molto sui classiconi, perché il round 4 è molto particolare. È un round di proprio di sfida. Dovete stare attenti perché è un round particolare. posso dire una roba? È un round particolare. Allora, è un round di cui abbiamo bisogno della vostra concentrazione. Questo round è un round particolare, nasce dal centro del corpo. Nasce dal centro del corpo. I nostri due poeti hanno dei pezzi di potenza che vengono fuori dal centro dei loro corpi e sono una roba. Voi dovreste un attimo avere concentrazione e sentire questo, ecco, concentratevi sui centri dei vostri corpi e sui centri. Chi comincia? Allora io farei cominciare il buon Bourbon, prego. Stiamo attenti ai centri dei ai corpi. Centri dei corpi. Grazie per avermi passato il microfono. Volevo leggervi questa poesia, che è una poesia, diciamo, a prima vista è una poesia erotica, però contiene, diciamo, una sua particolarità metafisica, diciamo, ecco così. E quindi mi accingo a leggere una poesia che si intitola Volano clitoridi. Volano clitoridi nei giorni di sole, nelle serate spente o quando c'è la nebbia di primo mattino. Volano clitoridi a colazione, ballano sull'orlo dei caffè, volteggiano nei pomeriggi caldi d'estate, si tuffano nel gelato e si fanno leccare poi via. Quando in cielo ci sono le stelle, a mezza altezza volano ignorando i passanti, volano nei cuori della gente, nelle feste paesane dello gnocco e della gnocca. Volano nei piatti di risotto per sagre della salsiccia. Volano su città e paesi portando il loro fascino, stendendo il loro sentimento di clitoridi volanti, come quando le rondinelle migrano, così stormi di clitoridi schierati a freccia viaggiano verso nuove frontiere. Volano clitoridi su Venezia, zigzagando all'ombra del campanile, su ombre di osterie, seguendo persone per le calli, giungendo in campo, si fanno odorare appena dai nasi della gente stupefatta. Scatta la clitoride mania, la clitoride astinenza, la clitoride ansia, tutti che vogliono i clitoridi, clitoridi in quantità, pranzi di clitoride turistico, cene a lume di un clitoride, insalate di clitoridi, dolcissimi clitoridi alla crema, fantasia di clitoridi floreali, sublime filetto di clitoride e infine la grappa al clitoride. Nelle notti i sogni invasi da clitoridi, gli incubi sconfitti se ne vanno dalla mente e al risveglio sapore di clitoride in bocca rende il mattino un mattino
all'insegna del clitoride. Grazie. Alessandro Burman risponde a tono Alessandro Racco. Sì, anche questa è una poesia erotica, guarda caso non ci siamo messi assolutamente d'accordo, è una poesia erotica a un primo sguardo e anche a un secondo, non è assolutamente metafisica, ma piuttosto vera, direi. Si intitola Son cazzi. Se fossi un uomo mi guarderei spesso il pisello e non mi andrebbe di chiamarlo come un vegetale, mi andrebbe più di chiamarlo cazzo. Più confidenzialmente cazzo, volgare ma veloce e sicuro di tutta questa ricchezza di zeta. I cazzi mi paiono francamente nascosti e spaventevoli. Spaventevoli come le cose nascoste, spaventevoli come le cose di carne e sangue, spaventevoli come le cose che cambiano forma, spaventevoli come le cose che danno la vita, spaventevoli come le cose che fanno godere, spaventevoli come le cose che devi scoprire, spaventevoli come le cose che contengono, spaventevoli come le cose che esplodono, ma non come i fuochi artificiali, come la lingua del serpente, come il vulcano. Io, i cazzi, genericamente li penso e non li vorrei frequentare. Li frequento per costrizione biologica, quella roba che hanno i cani, che finché la biologia non vuole, i cani non si staccano. Ma poi, i cazzi hanno questa natura nascosta, questa natura così attaccata a un uomo, al suo occhio destro e sinistro, al suo profilo migliore, all'odore della sua pelle, a quella cosa meravigliosa che fa, a quell'uomo che vorresti chiudere gli occhi e lasciarti portare. Ho ballato un valzer insieme a te, te attaccato al tuo scomposto, semplice, gonfio, sorprendente pisello. Ho ballato un valzer con il cazzo e mi è venuto da pensare questo pensiero sul cazzo. I cazzi li ripenso così, uno per ogni uomo e con le dovute somiglianze, ma tutti diversi, non ce n'è uno uguale all'altro. Così, la forma del cazzo, gliela leggi sulla faccia a ognuno, ognuno con la sua faccia e con il suo cazzo. E quando ti ci ritrovi faccia a faccia con quell'uomo, con quella sua faccia, con quel suo cazzo, sono cazzo. Il cazzo è come il cane, uguale al padrone, ma più difficile, perché la faccia si vede dalla faccia, mentre l'anima e quelle cose divine, quelle cose misteriose e che esplodono, quelle cose del cuore e dell'intestino, quelle cose della carne e della meraviglia, quelle cose della gioia e della paura, quelle sono cose nascoste. Una poesia che veramente arrivi e che veramente vi rappresenta. Noi vogliamo ringraziare, i nostri poeti. Iniziamo Alessandra a ringraziare Racca, i nostri poeti, Alessandra Racca, Alessandro Burban, fategli un applauso. Sono prestati questo gioco, come facciamo? Adesso siamo veramente ai pugni, agli sganassoni finali. Gli sganassoni. Gli sganassoni. Dopo ti posso dare uno sganassone, Francesco? Ma anche no. Noi io dobbiamo menarci ogni tanto. Dici? Sì, per diventare amici. Io ti voglio menare. Facciamo due maschere. Ti aspetto fuori. Aspetti fuori, ok. Finisco la birra e arrivo. Va bene. Così c'ho il vetro. Ok. Guarda che sono di Mirafiori, no? Lo so, ma io sono di qualcuno intorno. Che te lo dico. Bene, bene, andiamo avanti. La buona, la bellissima Alessandra Racca. Prego. Cazzo. Ragazzi, mi siete concentrati, eh?
Allora, io sì, introduco un elemento religioso, ma lo introduco per un po' modificarlo. Questa è una preghiera a tutti gli effetti, è una preghiera che è nata da un mix fra un Ave Maria e un Padre Nostro, e poi c'è anche un po' di San Francesco. Ma è una preghiera, ed è una preghiera laica. Ave Maria, così bella, così piena di grazie, bambina, sorella, amica, amante, madre, anziana donna dentro di me, leggera come il cielo, i piedi ben piantati a terra, mentre guadagni il tuo pane quotidiano, impara la tua forza, sia sorprendente ciò che sfugge alla tua volontà, mutevole come il cielo, solida come la terra, benedetti siano i tuoi amori, benedetta la tua libertà. Dolce Maria, la paura è con te, cullala come un frutto del tuo seno, cedi a qualche tentazione, lascia andare i tuoi figli, rimetti agli uomini i loro debiti e permetti che ti siano debitori. Ave o Maria, tu che conosci il male e il tempo che prepara la morte, benedette siano le stagioni, benedetti i cicli della luna, benedetta l'acqua, il piscio, il sangue, il latte, il mestruo, benedette le nascite, le morti, le rinascite, benedetta la vita e le sue crudeltà. Prego insieme a te che mi sia madre il tempo fra l'utero e la tomba, che mi sia leggera la risata e feconde le lacrime e magari non troppo lontana la verità. Ave Maria, figlia come te anche io, benedici mio padre, io che sono nata donna, fammi capace di diventarlo e gioisci con me di ogni felicità. Grazie. Allora, quest'ultima poesia, silenzio perché c'è quest'ultima poesia, mentre fino ad ora vi ho letto delle cose, diciamo, ultraterrene, ultrabiologiche, ecco, volevo dedicare questa poesia a una parte che è dell'essere umano, che è in tutti noi, e che purtroppo andrebbe, diciamo, veicolata, motivata, cioè la nostra parte mobilitante, militante, ecco. E, purtroppo la nostra, diciamo, la nostra umanità è caratterizzata dal fatto di essere molto statica, ecco, che non tutti riescono a mobilitarsi per raggiungere un obiettivo socialmente utile. Allora io una volta mi ero incazzato rispetto a questo argomento e ho scritto questa poesia nostra. Si intitola Rimarrai. Rimarrai. Rimarrai nella terra, rimarrai nella guerra, rimarrai immortale come l'erba, rimarrai come gli eroi, rimarrai distrutto del tutto, reietto nel petto un motore a calore, propulsione, amore e terrore, squallore e di nuovo colore. Cadrai e con un balzo salirai fino a sfiorarle la bocca, fino a toccare le tombe, fino a scavare bombe. Rimarrai fino a soccombere ore nelle ombre del rimorso, rimarrai fino ai soccorsi e poi fuggirai. Rimarrai nascosto, rimarrai come un osso sepolto da un cane, rimarrai convinto della tua ragione. Senza aver ragionato rimarrai isolato come non mai, quando parlerai con mille persone rimarrai suggestione, ispirazione, imitazione, moto e vuoto, rimarrai nelle teste della gente come un ricordo corto e immobile, come un fusibile, un orribile senso, rimarrai nell'immenso della storia, rimarrai scordato e raccontato, rimarrai
solo un punto del tutto, ed è giusto, se non fosse che il tutto non esiste, solo punti, sono tutti punti, rimarrai sotto tutti i punti di vista un esempio del discorso, un torsolo di ragione, rimarrai un coglione, un grande, rimarrai, rima tra i versi, radice in filo di fusione, radioattivo rimarrai, buono o cattivo rimarrai a cavallo dell'opinione, sragionando malgrado il ritardo, mangerai strangolato, rimarrai dinamitardo, in attesa, disteso sul ramo leopardo, rimarrai foglia e la tua voglia muterà in soglia, aprirai le porte, rimarrai inerme, inerte ad aspettare la tua morte. Grazie. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Ragazzi, roba di livello, Rimarrai. Lasciamo un po' di tempo perché non è una via delle votazioni. Aspettiamo. Cosa dobbiamo fare adesso? Prima della votazione, aspettiamo un po'. Voi tenete dentro il vostro giudizio, che poi ve lo chiederemo. Adesso io chiederei i classiconi. Mi sembra il momento di vedere quali bestialità, quale creature avete creato. C'è la rubrica sperimentale, la prima sera che la facciamo non sappiamo come è andata, quindi ragazzi, speriamo. Allora, tanto c'è il crash che ci accompagna. Io già ho letto due cose. Io inizierei con l'infinito di Leopardi, che è più classicone di così. Questo tu per me, per favore. Dico questo io per questo. Allora, vediamo un po'. Io farò, come dire, un segno così quando è, diciamo, il verso che avete aggiunto da voi. Poi la nostra, magari la nostra Susanna, o la nostra, non mi ricordo, la nostra Susanna leggerà la versione originale. Ok? Vediamo un po'. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, e questa siepe a forma di panino. Prego. Chi da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma dov'è il vino? Ma sedendo e mirando, interminato spazio di là da quella, e lunghi e sopraumani silenzi e profondissima quiete. Giusto. Io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, ma ho sete. E come il vento odo sodo. Piante. Io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno. Giusto! E le quattro stagioni. Le morte stagioni. E la presente finestra. E la presente. Così tra questa infinita s'annega il pensier mio. Infinità. Infinità. Siamo a posto, ragazzi. Vediamo, infinità, diciamo. Il re degli ignoranti. Infinità s'annega il pensier mio. E il navigar me dolce in questo mare. Il naufragar! E il naufragar, ho letto male. Scusa. Non mi toccare. Già, Giacomino. Ma vuoi per esempio leggere un pezzo di Dante? Chi non conosce Dante? Perché l'infinito era facile. Chi non conosce Dante, alzi la mano. Oh, quanta cultura! Quanta umiltà, più che altro. Vediamo. Questa è vuota, dove le hanno scritto ignoranti, è vuota, non c'è niente. Andiamo per gradi. Va bene.
tanto gentile, tanto mesta pare, la donna mia quand'ella altrui saluta. E tanto onesta pare. Sì, che ogni lingua deve tremando muta e gli occhi non ardiscono di guardare. Ella si va dove va. Sentendosi laudare. Benignamente l'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta. Da cielo in terra a miracolo mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira. Chi dà per gli occhi una dolcezza al cuore. Che intender non la può chi non la prova. E pare che dalla sua, che dalle sue labbia si muova. Uno spirito soave viene d'amore. Non la sai, eh? Che va dicendo l'anima, sospira. Qua, fino alle prime due erano segnate, poi la vostra ignoranza si è palesata, miseria. No, io lascerei perdere perché il livello del vostro pubblico è insomma bassissimo. No ragazzi, cioè, scusate. Forse allora possiamo sancire il flop di questa rubrica? Non la faremo mai più. Non la faremo mai più. Siete è ancora troppo presto. I casi quali non la faremo diversamente. Abbiamo voluto azzardare, ma siete un pubblico ancora certo. Ok, metto un pezzo. Volete questo? Dite la verità. Volete questo, eh? Ma torniamo a noi, no, a per... questo punto basta. Speriamo. A me piaceva. Come fai a fare queste cose? Bravo uomo. No, scusami. Basta. Hai fatto una cosa che non volevo. Lo immagino. Eravamo rimasti alla votazione, se non sbaglio, giusto? Sì. Giusto. Allora, c'è un momento di tensione. Sento un momento di tensione. E devo sciogliere? Oh. Chi mi manda la situazione? Mi manda le regole della situazione. Va bene. Noi mettiamo. Siete pronti con la votazione? 3, 2, 1, in alto! Luce, perché non capiamo un cazzo. No, io sembra di vedere. No, ma cosa vedi? Io vedo una... Io vedo colorato. Anch'io. No. Ma c'è la trasparenza, attento alla... Attento alla trasparenza. Quindi, tecnico delle luci che vedo là chiacchierare bellamente, abbassate pure se no vi vengono dislogate la spalla. Tecnico delle luci, eccolo. Vedi, noi non ti vogliamo quando ci sei e ti vogliamo quando non ci sei. Prego, rendi ospedaliero questa stanza. In alto la votazione, tutto bianco, avevo visto tutto diverso. Bene, abbasso le luci, direi che questa quarta puntata del Poetry Club se l'è aggiudicata Alessandra Racca. Un applauso. Ma ci dato entusiasmo? Un grandissimo grazie anche al nostro Alessandro Burbank. Da Venezia. E per finire io lascerei la parola per un'ultima poesia, questa sì, veramente la poesia d'addio ai nostri due partecipanti. Se vi va, noi ci siamo. Allora, decidete pure voi chi vuole. L'ultimo saluto, ragazzi, l'ultimo saluto. Salve a tutti, intanto vi ringrazio per essere stati qui. E volevo leggervi così una poesia a cui sono molto legato, diciamo, questa l'ho scritta all'età di 17 anni, quando avevo la prima peluria, che me la tenevo, no? Mi piaceva avere un po' di barba. E infatti una metafora, sempre metafisica, no? sulla barba. E infatti si intitola Barba. Quando mi sveglio, cerco in un sogno che non ricordo, allora vado allo specchio, rifletto. Una volta, ad esempio, la mia barba
la mia barba, insieme di idee, un concetto, barba, peli, densità, senilità, ma quanto è senile il mio pizzetto? Ancora peli, basette, baffi, capelli, nel naso, nelle orecchie no. Ma dove nasce tutto ciò? Collegamento sotto il mento, peli del petto o solo barba che si espande? Peli di barba o solo peli del petto rampicanti? Si tratta di proseguire con lo sguardo sino al centro, rifletto, e carezzo piano i peli attorno all'ombelico e vado giù sul pube, poi sulle gambe, carezze delicate e quanti peli, migliaia di peli, ognuno al suo posto, ognuno ha il suo ruolo, la sua funzione, come se fosse una società di peli. Una società di peli, peli che nascono, peli che vivono, si nutrono, muoiono, si staccano, come le foglie dai rami degli alberi, come gli uomini. I peli sono come gli uomini, sparsi nella terra, condannati o fatti partecipe di un dono. Oh Dio, Dio di questi peli, dove risiedi? In quale anfratto buio del mio corpo sta il regno dei peli? Pelo di tutti i peli, dove sei? Se esiste un Dio dei peli, esiste un Dio anche per gli uomini. Per trovarlo, prima bisogna imparare a conoscersi a fondo. Grazie. Alessandro Burman! Alessandro Burman, io vi ringrazio, ma soprattutto ringrazio anche loro, il signor Uomo, Francesco Deiana, Susanna Graziano, i Poetry Fight Club. E questa è una poesia d'amore, non ci posso fare niente, una poesia d'amore si intitola Niente piccioni. Sì. Yeah. Il mio cane torna a me, sempre a me, mi porta indietro la felicità dell'ultima corsa, la giraffa di gomma che squittisce, il guinzaglio, la notizia che è arrivato mio padre, il suo naso umido. Spero tu non ti offenda se dico, come il mio cane vorrei tu tornassi a me, sempre a me, portando a me, sempre a me, il tuo passo lento per la città, i guai dei tuoi amici, una teoria sullo stato dell'arte, la felicità del tuo nuovo accendino, quello enorme che non finirà mai, quel tipo di sorriso che ti sfugge dai denti quando dico cose come assomiglia al mio cane, per spiegarti l'amore così, il desiderio che tu torni sempre a me come il mio cane, portando a me, sempre a me, le tue ore piccole, il tuo cappotto vecchio, il tuo odore di bagnoschiuma e tabacco, la solitudine, la tua bicicletta calma nella sera, quando non vedi nulla, vai avanti dritto e pedali per venire da me, sempre da me. E se non ti pare bello essere paragonati a un cane, stai tranquillo, so bene la differenza. Tu hai troppo gusto, mai porteresti a me, scuotendo la coda, un piccione morto, raccolto per strada. Sai che preferisco il gelato, o un regalo frivolo di donna, o quando dici andiamo a mangiare la pizza, con quella faccia da cane felice, per una sera mi inviti ad uscire, dimenticare i guai. Grazie. Ringraziamo il Marchino del Vecchio Spidano, vi auguriamo buone vacanze. Auguriamo buone vacanze, padre. Appuntamenti per il prossimo anno, per settembre. A settembre, quando saremo qua.
Probabilmente lo facciamo. Io direi che possiamo. Un grande applauso per Susanna Graziano. William, detta William. Professore Iana, George Clooney del Toffabro. E il nostro bellissimo, nonché intelligentissimo Arsenio Brav'uomo. Grazie a voi tutti di essere stati qua con noi. Alla prossima, alle prossime poesie. E... buona notte. La poesia vi salverà la vita e salverà la poesia vi salverà. Grazie a tutti. Devo dire che vi hanno tutti molto. Vi amo molto.